queste scarpe gli ha levato la marmitta. Beh, Marissa, in dove abita Albertini? Abita lì, al secondo piano. Ah, eccolo, è arrivato. Grazie, Mori, poi te regalo, eh? Tenga, tenga pure il resto. Ammazzalo sto vigile. Ma ie. Vigile Mastofi, Mastofi, Mastofi. Mastofi, o de una mignotta, c'ha le penne all'arrabbiata. E bentornato. Io sarei 2 giorni che te sto aspettando. Dici a me? Cocò tornerà fra un paio di giorni. Stia tranquillo, firmato ragionier Mario Albertini, c'è pure la crocetta di Cocò. Ah, lei è il signor Robertuzzo. Eh sì, gli ho scritto per tranquillizzarla prima di partire. È Cocò che mi ha dato il suo indirizzo. E dove sta Cocò? Se dice dove sta Zazà, eh? Ah! Oh, spostamosi più là, che qua se menano. E questo è niente, dimmi dove sta Cocò. La si fa. E non cantare che mi vengono i nervi. La signorina fa un lavoretto che le può essere utile per la carriera. In questo momento si trova in Sicilia. Ah, in Sicilia. Oh, quindi vai, se menano dappertutto. Ma dico, li porterci due, ma che sta a fare in Sicilia? Non glielo dico, sennò la discussione degenera. E fino adesso è stata tanto tranquilla. Cocò sta col principale mio, il commendator la noce, fa finta d'essere la moglie. E perché sta con meglio? Per mandarla a letto con l'onorevole Pedicò. C'è di mezzo pure un onorevole. Ma allora è una cosa importante. Direi. E ce lo dici pure, brutto fiede una sgallettata. Ma tu volevi fare affari senza di me, senza manco gliene aver permesso. Ma io t'ammazzo! Guarda che vita lunga che c'hai, e che la vuoi rovinare con un omicidio? E vabbè. Per oggi basta. Oh, se non avessi capito male, tu avrebbe detto commendator la noce e onorevole Pedicò. Sì, ma che va fa? Non lo so, ma qualche idea mi verrà. Dico, vedi sta capoccia, questo è un opificio. Ah, e tu vedi questo, è un edificio. Fra industriali damose una mano, no? E c'hai ragione. Basta! Lei non sa chi sono io! Lo stronzo. Ammazza, e chi te l'ha detto?